la storia è la storia di un cantante, quindi il mondo che conosco bene, un cantante che scrive una canzone di successo alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, quindi pressa poco quando ho cominciato io. Però questo cantante, come tanti, come spesso ahimè accade, scrive una canzone di successo, dopodiché non riesce più a replicarlo questo successo, perché è sfortunato, perché conosce le persone sbagliate, perché fa delle scelte sbagliate, diventa anche una persona spesso sgradevole, cialtrone sicuramente, ma anche un po' sgradevole, perché il romanzo sostiene che è molto più facile essere delle belle persone quando tutto va bene nella vita che non quando le cose vanno male. Lui capisce quanto è affascinante scrivere canzoni, cantarle, andare davanti alla gente, fare concerti, perché questo mondo lo ha sfiorato e quindi non è più in grado di reinserirsi nella società, non è più in grado di tornare a fare un lavoro qualsiasi, di timbrare un cartellino, e quindi vive la sua vita, anzi vivacchia la sua vita ai margini del mondo che lui tanto ama, facendo le file negli uffici dei discografici, sentendosi dire che sono in riunione, suonando pezzi non suoi, cercando di infilare le due o tre canzoni sue, ma in realtà cantando le canzoni degli altri, facendo piano bar.